A Montalto Ufugo, con il concerto di Salvatore Accardo e il suo quartetto, è entrato nel vivo il Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo. Gli ingredienti ci sono stati tutti: una calda serata d'estate appena accarezzata da una brezza leggera, la suggestione e la maestosità del Duomo della Madonna della Serra, la seduzione della musica, il pubblico numeroso e attento che non ha risparmiato applausi al più grande violinista dei nostri tempi. Il grande maestro, accompagnato dal suo quartetto, per oltre un'ora ha attraversato diversi periodi musicali, passando dal barocco al risorgimento fino ad arrivare al contemporaneo. Musica colta, difficile, ma che ha toccato direttamente l'anima del pubblico. È una musica difficile da capire, soprattutto per chi non ha particolare tecnica, particolare cognizione di questo tipo di musica, però credo che gli interpreti e soprattutto il maestro Accardo, ma anche gli altri musicisti, l'abbiano resa una espressione musicale davvero eccezionale. Le corde del violino, accarezzate dal maestro in maniera quasi impalpabile, sono state capaci di emettere vibrazioni e suoni intensi. E nell'immaginario collettivo le note hanno preso forma, rimanendo sospese nell'aria in una danza che ha suscitato stupore e meraviglia anche tra coloro che non conoscevano la grandezza dell'artista. Una grande emozione con un grandissimo artista, con un grandissimo quartetto. Ci tenevo molto a questo appuntamento ed ero certo che avrebbe dato un tocco di grande qualità al festival. E così è stato, abbiamo vissuto una serata bellissima, emozionante e sono molto contento anche perché era volontà del sindaco e del vice sindaco dar vita a un festival importante, sempre che siamo sulla buona strada. Domenica prossima la stagione dei grandi artisti del Festival Leoncavallo 2017 continuerà con Lina Sastri e il suo recital Appunti di Viaggio.